Ora va bene? I'm not sorry.
This better have my money.
Baby, what you want? Buonasera a tutti, a breve inizieremo. Prego la giuria di accomodarsi, grazie. Such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Your boyfriend is a whore, make love it. I just pulled up in the coat, fuck that bitch about in London. Then I fucked up on the cousin, on her sister, I don't know nothing. And my niggas getting eager. Lighter, bitch, be ignorant. All this water on my nigga, like I fell when I left fishing. Shadows, diamonds on my bust out. Lasciamo tutto e partiamo per una meta lontana. Negroni afroamericana, la routine di una settimana. La festa è già cominciata con sottofondo Nirvana. Buonasera a tutti, buonasera Montecatini. Allora, come state stasera? Siete carichi? Benvenuti alla seconda semifinale della 12ª edizione di Miss Montecatini. Vorrei innanzitutto salutare la nostra giuria, come siete tutti belli, tutti eleganti stasera, eh? Un po' ritardatari, qualcuno, vero? Vorrei dare anche una buonasera al nostro bellissimo pubblico. A Brunetto, che ci sta registrando, vorrei ringraziarlo perché sta facendo le riprese che andranno in diretta live sulle nostre pagine Facebook e YouTube. Anche questa sera vorrei ricordarvi che passeranno solo 12 ragazze e conosceremo colei che rappresenterà il Montecatini Calcio per il campionato 2020-2021. Infatti vorrei salutare Moreno Zinani, dirigente del Montecatini Calcio, Stefano Riccomi, rappresentante della Lega del Calcio Dilettante e Sokol. Per sé, alzatevi. Bene. E ovviamente i nostri sponsor che andremo a nominare più tardi. Vorrei ringraziare, già che sono qui, l'amministratore delle Terme, Alessandro Michelotti, per averci ospitato anche questa sera, come ormai da ben 12 anni, e Renzo del Caffè Storico Tettuccio, per averci deliziato a pranzo e a cena. Inoltre vorrei ricordare ai giovani che domani, come ogni giovedì, qui al Tettuccio ci sarà la tricena, mi hanno detto, con pizza e champagne. Quindi direi ottimo, che dite? Allora, andiamo avanti. Vorrei ricordarvi, per chi si fosse perso i nostri casting, il tema di quest'anno. Abbiamo scelto appunto di rappresentare La Dolce Vita in onore del 60° anno dell'uscita del film La Dolce Vita. Infatti, solo per quest'anno abbiamo dedicato una piccola parte anche ai nostri mister. Ci sarà la finale il 6 settembre al Minigolf, quindi secondo me dovrete venire perché ci sarà da ridere. Il nostro mister sarà colui che starà accanto alla futura vincitrice, quindi alla nuova Miss Montecatini 2020 per tutto l'anno.
mentre la vincitrice del concorso riceverà dei premi offerti dai sponsor e in particolar modo, oltre a rappresentare ovviamente la città, sarà la nuova testimonial delle terme per tutto l'anno. Quindi vorrei ringraziare di nuovo il nostro Alessandro Michelotti per questa bellissima offerta di lavoro. Ma siete abbastanza carichi stasera? Allora, brevemente, prima di iniziare, vorrei elencare ad uno ad uno i nostri sponsor e ringraziarli, che dire, così almeno ce li leghiamo un po' dall'inizio, perché si lamentano sempre che li nominiamo poco. Io no. Vorrei iniziare da Stefano, di Santa Stefano Parrucchieri, per aver pettinato, come sempre, tutte le nostre miss, compresa me. Ecco, vieni qua. Facci una passerella, dai, facci una passerella. È una passerella, voglio dire, no? No? La ragazza mi dice di sì, dai. Una passerella veloce, dai, fagli un applauso perché è stato veramente bravissimo. Ovviamente anche lui parteciperà a Mister Dolce Vita, quindi voglio dire, tra l'altro scherzando. Andiamo avanti velocemente, grazie Stefano, sei bellissimo, ma niente, rimani qui se vuoi. Vorrei ringraziare Valentina e Margherita, le nostre truccatrici, che hanno truccato tutte le nostre ragazze, anche questa sera, di Home 91. Marco Bartolozzi, di Bartolozzi Assicurazione, dove sei? Eccolo lì, ciao Marco. Rachela Kovacs, di Link Tutto della Connessione, ciao Rachela. Rossellina Amalia, di Sposa Moderna TV, che hanno offerto gli abiti, come ad esempio quello che indosso io stasera, e anche quelle delle nostre ultime tre vincitrici che vedete tra poco. Vorrei appunto ringraziare velocemente Elisabetta di Verde Maria Eventi, che è colei che ci realizza i bouquet per le ragazze, Matteo di Foto Silvestre e Francesco di Studio Fotografico Rossellini, che sono sempre con noi, che ci fanno le fotografie ormai da anni. Dove siete? Fate un cenno? Fatemi una foto? Bravi, mi raccomando, fatemi venire bene. Andiamo avanti, vorrei ringraziare Renzo. Vai, scappa. Salutiamo Renzo, appunto del Caffè Storico Tettuccio, Leonardo e Simone dell'Infortunistica LS, Giada di Artefact, Adriano di CV, Lavorazione Artistica del Ferro, che è colui che ogni anno realizza lo scettro della nostra Miss e fa delle bellissime opere d'arte davvero, Giampiero Cardelli del Montecatini Terme Basketball, Fabrizio Giovannini del Montecatini Calcio, che è qui con noi stasera, Andrea del Tennis Club La Torretta, Lorenzo Borghetti del Reload e Astre Cortex, ovviamente, che ormai li conoscete tutti perché la loro musica l'abbiamo sentita la scorsa settimana, la sentiremo stasera anche in live e ormai è diventata la sigla ufficiale di Miss Montecatini 2020. Beh, come iniziare la serata a questo punto se non con le ultime tre vincitrici di Miss Montecatini? Quindi vorrei presentarvi Serena Sestini, Fatima Emilio e Gaia Pardini. Serena Sestini indossa un abito proposto da Sposa Moderna Pierre ed è la vincitrice del 2019, quindi colei che quest'anno passerà la corona. Yes, she caught up my heart as I walked on by. She could see from my face. Un applauso a Fatima Emilio, coreografa ufficiale di Miss Montecatini 2020, nonché Miss Montecatini 2018. Anche Fatima indossa un abito proposto da Sposa Moderna Tele. In a crowded place.
And I don't know what to do. Cause I'm glad I'll be with you. Sara Papini, Miss Montecatini 2017. Anche questo è un abito stupendo proposto da Sposa Moderna Toriere. But it's time to face the truth. Un applauso alle nostre miss e io direi di rivederle tutte insieme per un perimetro. We all shine, we are chrome, and we all should move in. Turn on, we need some retail. Spin like a carousel, go like a ghost head. This is the weather, it's all lights on everybody. We call it legendary, behind sound of fury. Il nostro Stefano ci teneva a dire qualcosa alle nostre ragazze, suppongo. No, le nostre ragazze, al pubblico, perché come ho sfilato io, va bene, loro sì, forse sono un pochino più carine di me, ma come ho sfilato io prima, ragazzi. Voglio dire, è vero, sei stato bravissimo, bravo Stefano. Vengo in mezzo alle nostre miss e chiederei al mio staff se è possibile portare un microfono a Gaia. Allora, la prima che vorrei sentire stasera è proprio Fatima, che ormai è la nostra coreografa ufficiale. Allora, Fatima, come sono andate le prove oggi? Sono andate benissimo, sono molto contenta per le ragazze, perché oltre ad essersi messe in gioco, nonostante la maggior parte, se non quasi tutte, non facevano danza, si sono comunque messe in gioco e si sono divertite e hanno dato il massimo. Quindi sono davvero soddisfatta. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare stasera? Quali sono le aspettative? Qualcosa che possiamo dire al pubblico in più? Il tema è TikTok, come l'altra volta, che molti di noi conosciamo, e non si svela altro, perché è una sorpresa. Bene, quindi vi toccherà restare con noi. Grazie Fatima, ti mando via perché so che dovrei preparare le ragazze. Un bel applauso per la nostra Fatima. E invece mi trovo qui con le mie due miss, Serena e Gaia. Senti Gaia, buonasera, ma che dici? Facciamo qualche domanda scomoda alla nostra futura uscente. Ormai manca poco, manca una settimana, eh? Conosco benissimo la sensazione di Serena. Serena, come ti senti a cedere la corona tra una sola settimana? Gaia, che domanda. Ovviamente mi dispiace, mi dispiace tantissimo, però so che sta per arrivare una grandissima esperienza per un'altra ragazza e non c'è cosa più bella. Senti, com'è stato rappresentare le terme? Parlaci un po' delle esperienze che hai fatto. Capiamo appunto quello che dovrà affrontare la prossima miss tra una sauna e un'altra, eh? È stata un'esperienza bellissima, molto divertente e sicuramente mi ha dato anche modo di conoscere meglio Montecatini, dato che non sono di qua e ho avuto l'esperienza e la possibilità di conoscere appieno la bellissima città in cui ci troviamo. Grazie mille Serena. Bene, prima di andare avanti, fate pure con me, vorrei ricordarvi che stasera ci saranno tantissime sorprese. Perché per la prima volta in assoluto sentiremo anche l'inno del Montecatini Calcio e verranno presentate due squadre del Montecatini, la Juniores e la prima squadra ufficiale, perché stasera appunto verrà eletta la nuova Miss del Calcio. Ma andiamo avanti, vorrei dire, siete curiosi o no di conoscere le concorrenti? Sì? E allora conosciamo le concorrenti sulle note di Camilla Cammuto che ci canterà In cerca di te. Buonasera.
sentirelo per la città. Passo tra la folla che non sa che l'ombra è il mio colore, cercando te, sognando te, che più non ho. Ho finito qualche bozza di tu, ogni voce ascolto e non sei tu. Dove sei perduto, amore? Ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io cerco in vano ogni dimentica, il primo amore non si può scordare. C'è scritto un nuovo nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto e ora so che sei l'amo, il vero amore, il grande amore. Passo tra la folla che non sa che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che sono bene dopo la città. Passo tra la folla che non sa che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te. Su, un altro applauso per queste bellissime ragazze, su! Un applauso anche alla nostra cantante, ovviamente, fatevi sentire. Non c'è più vado, non mi dimenticare, il primo amore non si può sognare, c'è scritto un nuovo nome solo in fondo. Loro sono le 21 concorrenti, grazie ragazze, potete andare, le vedremo più tardi perché le mandiamo a cambiare. Camilla, sali di nuovo con noi, vieni, facciamo una breve intervista, che dite Miss? Sentiamo poco tardi a dirci. Buonasera di nuovo. Buonasera. Allora, presentati un po' al nostro pubblico, dai. Allora, io sono Camilla Cammuto, ho 19 anni. Studio canto ormai da 5 anni e in questi 5 anni ho avuto il piacere e l'onore di partecipare a Sanremo Giovani con due inediti, Aria Sanremo e Castro Carra, arrivando alle semifinali nazionali, e sono arrivata alla finalissima di Mimì Sarà, che è un concorso interamente dedicato a Mia Martini. E ovviamente è sempre un'emozione e un piacere cantare qui per voi e... Grazie mille ancora. Io direi di fargli un bel applauso perché è davvero molto giovane e molto in gamba. Grazie Camilla, ci vediamo più tardi. Faccio portare fuori dalle mie bellissime miss. Andate, grazie ragazze. E vorrei invece adesso sul palco presentarvi Laura Magrini, la nostra Miss Montecatini Calcio 2019. Grazie Gaia. Buonasera, buonasera. Allora, dici un po' come è stato quest'anno, dai, dici un po' come è stato seguire il campionato del calcio. È stato impegnativo perché ogni domenica sotto la pioggia, col sole o meno, è stato veramente impegnativo, però è una cosa che gratifica, quando la squadra vince, la devi vincere, siamo lì, purtroppo è successo, lo sappiamo tutti, quindi mi sono goduta poco la mia squadra, ma non la valorerò, nel senso che rimarrò con la nuova amica ad aiutarla perché non è mai bello essere da sola. No, infatti. Sarete anche in tre, insieme anche con Alessia, certo, c'era? Grazie. Alessia ormai è importante. Ormai è il viso di Miss Calcio, ormai. Senti, cosa ci dici di questa sera? Come sono questi giovani? Li vedo un po' vicini, con la realtà. Sono lì che le puntano un po' tutte quelle che sono entrata. Però intanto comincerei dalla juniore, non comincerei da lì e poi lasciamo quelli più grandi perché i più vicini sono piccoli. È vero, è vero.
e io voglio sapere ogni pettegolo di questi ragazzi, quindi dovrai metterli in difficoltà, perché la Mister Calcio saprà tutti i pregi e i difetti di questi giocatori. Aia! Si è aggiunto qualcuno che ancora devo analizzare, ma dai, ho modo anche qui sul palco di analizzarlo stasera. Allora io direi di fare entrare, se sono pronti i nostri ragazzi, se no aspettiamo ancora qualche secondo. Che dici, ci fai una bella sfilata nel frattempo? Sono peggio delle donne. Facci fare una bella sfilata, vieni, reggo pure io. Un applauso alla nostra Laura, bellissima! Eh sì, queste fasce sono veramente fastidiose. Vito, facci qualche fascia migliore però, Sempre lui, dov'è? Lui scappa. Noemi, questo è il segno che se ne deve andare, purtroppo. Dove andare fuori? Diciamo che stasera cambierà protagonista. Dai, ma questa squadra è pronta, quanti ci vogliono fare aspettare? Che dire, pubblico, secondo voi, come saranno questi giovani? Belli, brutti, bassi, alti, perché mica sono giocatori di basket, saranno un po' più bassi. Ci sono? Via! Sì, no? Ci siete? No. Allora un attimino a mano la situazione, perché te chiede a tutti, nessuno chiede a te. Aia, ma io posso però, no? Ma io posso, a questo punto, ma dimmi un po', come ti trovi in questa nuova avventura che hai intrapreso? È il tuo primo anno, no? Anche se sei sempre stata, diciamo, alle spalle di Smontecatini. È il mio primo anno e molto bene, devo dire. Molto bello essere qui, guardare il pubblico, essere dietro, aiutare le ragazze con i nostri miss. Un po' difficile, però penso che l'esperienza verrà più in là e spero che il pubblico e tutti quelli che ci guardano da casa, le nostre persone in giuria, riescono ad apprezzare veramente quello che vi faccio vedere, perché sono io al 100%. E direi di fare un applauso a Noemi, che finora è stata bravissima. Grazie. Bene, sono pronti, finalmente ci hanno fatto un po' attendere, poi dicono di noi donne, voglio dire. Bene, io inizierei con i portieri, accompagnati dalle nostre ragazze. Bene, iniziamo con il primo portiere, Santi Leonardo. Vincenzi Mattia. Bene, adesso continuiamo con i difensori e il primo è Bellucci Filippo. Benvenuti Daniele. Oh,
Yeah.
Maria Taxani. Prima è Cervo Giovanni. Mena dai Jurgen. Mincalini Lorenzo. Lasciami subito dal tuo corpo, ma io direi di fare una foto anche insieme alla Miss, no? Che dite? Volete... Nel frattempo vorrei far entrare anche lo staff degli Juniores, l'allenatore Luccherini Davide, Daniele Tumà, il vice allenatore Oti Robert, collaboratore tecnico Innocenti Stefano, venite tutti qui, l'allenatore Montieri Burgan Maurizio, il responsabile degli Juniores Mariotti Simone e il direttore sportivo Spinetti Daniele, venite qui per una bella foto, dai! Grazie mille, grazie ragazzi. Qualcuno vuole fare un'intervista con la nostra miss? Mettimi a parlare. Ecco, poi allora. Almeno l'allenatore, qualcuno, dai, venga. Anche il signor Maiocchero. Venga. Ragazzi, non fate i timidi, voglio dire. Ma come i timidi? Bene, io ci metto quello che mi riesce meglio ad abbassare il signor
Mai è stato. La signora è basta. Allora, cosa c'è? Bene. Ormai sono famosa, no? Si è presa di punta, tra simboli della squadra, quindi... Allora, parliamo di cose serie. Allora, facciamo conoscere un po' questa persona che è qua. Intanto ci parla di ciò che sta facendo, da quanto tempo si può mangiare anche di calcio? Questa seconda anno sono Montecatini, diciamo un anno e mezzo, poi interrotto per il Covid, quindi due anni. L'ultima volta mi avevi detto che ancora la situazione della squadra non era molto chiara. Ad oggi sono stati sviluppi, credo di sì, ho visto qualche news. Chiaramente sì, ci vengo a ringraziare anche un attimo Simone Mariotti, Romano Alessandro, sui clienti e coloro che gestiscono i responsabili di Juniores, che hanno allestito una squadra, spero competitiva, poi sarà in campo a parlare. Poi questo rubo un altro secondo per ringraziare la famiglia Zenanni e il direttore Giovannini, insomma, gli anni ci mettono in condizione di poter fare, si spera, del buon calcio e garantire poi 4-5 ragazzi di tanta stabile su ogni anno per la prima squadra. L'anno scorso ci siamo riusciti, quindi speriamo anche quest'anno di riuscirci. Certo, e si può svelare intanto qualche nome nuovo della squadra? Non mi sarebbero tanti, perché abbiamo fatto 13-14 acquisti, quindi dire tutti è un po' riduttivo. Diciamo che la squadra è stata, come ogni anno, migliorata, quindi questo. E fammi una veloce analisi, qual è il livello dei giocatori quest'anno? Il livello si è alzato, perché l'anno scorso eravamo quote 2000, quest'anno sono quote 2003, ragazzi più piccoli del 2003, però a livello qualitativo si è alzato il livello, quindi insomma sono soddisfatto, poi come sempre dico è il campo a parlare, quindi lasciamo parlare il campo. Certo, adesso ti invito a fare un augurio alla tua squadra per questa annata che ti spera sia un po' più fortunata di quella passata. Sì, l'augurio sicuramente che questo Covid ci consente di fare finire un campionato, però poi non mi piace fare programmi di natura, mi garba a lavorare, quindi lavoro, niente di più. Grazie a te. Adesso passiamo al signor Mariotti, che ancora non mi conosce bene. E, allora, ci dica un po' ad oggi, no? Su quello che ha potuto vedere fino adesso. Come gli sembra la squadra? Come ha detto il mister, la squadra abbiamo acquistato 14 nuovi ragazzi e chiaramente hanno iniziato due settimane la preparazione, si devono tenere le regole che abbiamo noi, sono molto disciplinati, educati e penso che sia la nuova squadra. E quali obiettivi lei pone alla squadra per il futuro? Impone, sì, non si impone. Chiediamo comunque il massimo impegno e rispetto chiaramente degli avversari di questo e disciplina, anche perché comunque è una squadra di Montecatini che ha 100 anni di storia e per loro deve essere veramente importante giocare. Chiediamo di mantenere la categoria e che loro si impegnino perché se vogliono ambire a giocare con la prima squadra. Questo è la strada. Bene, ricordiamo infatti che è stato anche il centenario della squadra di calcio e anche per far conoscere meglio lei, da quanto tempo si con la squadra? Io sono a Montecatini da 3 anni. Ok, quindi ha potuto vedere un'evoluzione comunque sia. Sì, diciamo che in questi 3 anni abbiamo intrapreso una strada di prendere ragazzi più giovani, abbiamo acquistato diversi calciatori come Montecatini e pensiamo che questa sia stata giusta per continuare a livello delle caratteristiche. Bene, grazie mille, ringrazio anche lei per essere stato qua, ormai è il mio amico perché siamo entrati in confidenza e fare un applauso a queste due persone che sono molto importanti per la società. Io invece mi chiedo di restare perché ci sarà una sorpresa. E chiedo anche ai ragazzi di rientrare con la mascherina, perché voi non lo sapete, ma ci sarà... Ecco il trombino di prima, grazie, e questa è la sorpresa, non è mai pensato, è quella. E vorrei andare dal nostro Roberto, che appena mi vede si nasconde. E invece ti ho beccato, mi dispiace, mi stavo pure ammazzando per venire da te, voglio dire. Allora, Roberto, ma questi giovani... Come li vedi, nonostante siano mascherati?
ma è una squadra giovane molto volenterosa, diciamo, molto attaccata alla maglia, che sono un po' quelli valori che deve ricoprire chi gioca qui in questa città, che come dicevate ora quest'anno compie 100 anni la squadra di calcio, e dietro quelle colonne ci sono stata curata la mostra stamani, ci sono delle bellissime foto che rievocano il passato di questa città, e mi auguro ci sia un po' presente. Poi qui diventa tutto bello perché questo scenario è inutile. Senti, io qui stasera ho una sorpresa per te, perché vi ho portato un personaggio e ve lo vorrei presentare. Che entri il nostro Galeazzi! Un bel applauso! Amici sportivi, una buona sera a tutti, la vostra lobbista e connazionale Giampiero Galeazzi, e vai con la Paganera! Allora, carissima Noemi, ti vedo veramente in forma, sei meglio di Papa Ferrari e dei miei amici a Bagliale, grandissima! Ma meno male, senti, dici un po' com'è questa situazione del Lazio? A parte che è di Lazio, di Lazio ha ragione, comunque un bel applauso anche per questa gamba, non ti preoccupare. Ormai stasera una cosa, questa Lazio, devo dire, veramente una grandissima squadra, siamo arrivati ai quarti in campionato, abbiamo battuto anche la Juventus sulla Coppa Italiana e speriamo di fare ancora meglio se lo dico di Napoli in denaro, se crasciano i soldi. Senti un po', ma perché non ci rifai la telecronaca Bagnale di Cannottaggio? Ma con molto piacere, allora vediamo i nostri cari fratelli a Bagnale che sono vicini alla canoa USA, 50 metri all'arrivo, ma proprio in questo momento la canoa USA tenta di superarli, ma le nostre modelle a Bagnale resistono, ancora 25 metri, 10 metri, veramente cattissimi, non più ogni appunto, c'è una domanda che è questa volta, veramente. E vi dico una cosa, ridate i fratelli a Bagnale, vi prego, ridateveli. Grazie. Prego pure con il secondo personaggio, magari me lo dici te, me lo introduci te. Caro Ancellotti, come ti trovi in Inghilterra? Ma devo dire, sto molto bene, si mangia di merda, ma sto molto bene, perché a Napoli mi trovavo bene, perché si mangiava la pizza, poi c'era un bel mare, soprattutto c'era anche un bel clima, mi manca un po' tutto di Napoli, è come paragonare un hotel a 5 stelle a una canapiglia, in pratica, è questo. Poi soprattutto in Inghilterra ordini l'acqua, ti danno la birra, ordini il vino, ti danno la birra, ordini lo spumante, ti danno la birra, in pratica è solo la birra, questo è quello che volevo dire. L'unica cosa, spero tanto di tornare a Napoli, perché nonostante il presidente Laurentiis, adesso c'è un allenatore che dovrebbe cominciare a farlo, Gattuso, che prima di vincere quello che ho vinto io, mi deve mangiare di polenta. So che c'è anche un altro personaggio qui stasera con noi. Caro Pirlo, sei contento o no di essere alla Juventus? Devo dire che sono molto contento di essere qua, soprattutto si capisce dalla mia voce che sembra che io quando ho sentito che il presidente Agnelli mi avrebbe preso, bastavano soltanto 6 mesi di Juventus Under 23 e mi hanno preso, mi sono ubriacato da solo e sono stato molto contento di essere venuto qua alla Juventus e spero tanto di arrivare a mangiare il panettone. Ma della nostra mista invece cosa ci dici? Con quale voce? Con quella che vuoi. Meglio di fratelli a Bagnale, veramente grandissima la nostra mista, Botte Catini 2019, veramente. Calcio ovviamente. Ah, pure calcio, allora ti porto con te. Non è perché te l'ho portato qui sul palco, scusami. E allora, con tu sei meglio due piccioni con una fama, che te devo dire? Facciamo un grande applauso ai nostri Emanuele Bianchi. Grazie. Grazie mille ragazzi, grazie Laura, ci rivediamo dopo e potete andare. È stato bravo o no? Che dite, il nostro imitatore, eh? Facciamo un altro applauso? Roberto, che dici? Li ha conquistato o no questo imitatore? Voglio dire, ti ha portato su tre personaggi, eh? Bravo, bravo. Bene, meno male, via. Allora, vorrei chiamare qui con me Serena e Gaia.
Ah, ecco la nostra mia amistà, fai la curva, fai la strada breve, prende la scorciatoia. Bene, le ragazze sono tutte vostre, restate con noi perché conosceremo ancora più da vicino le nostre aspiranti Miss. Siete pronte, Miss? Partiamo dalla numero 1, Teresa Orabona. Lasciamo tutto e partiamo per una meta lontana. Negro mio tropicale, la routine di una settimana. Vediamo la prima tutti insieme. Con sottofondo nirvana, tutta testa, piedi, mi parla. Io mai avevo da parla. Anche quest'estate in una vacanza, noi tu e la nostra molto in terrazza. Guardo le tue storie, se ti piace fai la pazza. Credevi fosse male, invece sono nella maschia. Questo sole scotta sul volante per te l'ombra. Tu sei stesa sul lettino con il body che contorna. Scopriamo questa taglia che mi fai salire la bocca. Stasera usciamo a mia vasca, la dura alla doccia. Lasciamo tutto e partiamo per una meta lontana. Negro mio tropicale, la routine di una settimana. La festa è già cominciata, con sottofondo nirvana, tu da testa, piedi, gripata, io mai avrei la patta. Un applauso, facciamo un grande applauso. Serata voglio pagaia, la tipa fissa di abbaia, ma somiglio ad una caldaia. Adesso conosceremo le Miss una ad una, partiamo dalla numero 1, Teresa Orabona. Ma per cielo per io una stella cade. Teresa ha 20 anni, viene dal Topascio e tra i suoi sport e i suoi hobby allo stesso tempo troviamo la danza classica, moderna e del ventre. Teresa sogna di lavorare nel mondo della moda. Oggi il numero 2 è Elena Finotello. Elena ha 26 anni, viene da Bruzzano, ha uno studio di tatuaggi e nel tempo libero va in palestra e fa pole dance. Tornetto, e poi caricchiamo la macchina, senza sapere dove si va, poi la moto la cambierà, quasi da te, ci posso dare. Tu desidera continuare nel mondo della moda e le tatuaggi. Con il numero 3, Sara Marzocco. Sara viene da Lucca, ha 19 anni, come hobby e sport pratica pattinaggio artistico e sogna di diventare una professoressa di educazione fisica. Oh oh oh, fai, anche senza vedermi sul serio non ti porto via di qua. E chi se ne frega, sembra una merda, ci sei pure la mia metà. E poi balleremo sotto il cielo di questa città, anche quando la canzone finirà. Cerco il mare. Concorrente numero 4, Asia Iacomelli. Ha 17 anni, viene da Montecatini, è una studentessa e il suo sport è nuoto a livello agonistico. Cerco il mare in autostop. Sogna di proseguire gli studi all'università in medicina. Oh, oh, oh. Signorina, buonasera. Siamo come un film, non so come una scena. Una storia presa da una storia vera. Con il numero 5, Federica Pini. Federica ha 17 anni,
viene da Ponte Buggianese, è una studentessa e si tiene in forma andando in palestra. Il suo sogno è quello di diventare un estetista. Concorrente numero 6, Aurora Buonanno. A 18 anni, viene da Monsumano, è una studentessa e i suoi hobby sono danza, canto e recitazione. Sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo e di diventare un'attrice. Con il numero 7, Desiree Di Bassi. Desiree ha 17 anni, viene da Prato, è una studentessa e i suoi hobby sono il ballo, il canto e la palestra. Vorrei chiedere al canto di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passa a trovarti se passa di lì. Desiree sogna di proseguire i suoi studi frequentando l'università in America. Concorrente numero 8, Margherita Antonini. Ha 17 anni, viene da Lucca, è una studentessa e il suo hobby è l'equitazione. Sogna di lavorare nel mondo della moda. Alessia Marcucci, concorrente numero 9. Alessia viene da Monte Carlo, ha 18 anni, è una studentessa e tra i suoi sport e i suoi hobby troviamo il basket. Alessia vorrebbe realizzarsi negli studi dell'Università di Medicina. Concorrente numero 10, Deborah Bargagni. Deborah ha 20 anni, viene da Agliana ed è una studentessa all'Università di Firenze. I suoi hobby sono la palestra e Muay Thai. Sogna di diventare una virologa, nel tema di quest'anno ormai. Concorrente numero 11, Isabella Giometti. Isabella viene da Lucca, ha 17 anni, è una studentessa e tra l'hobby di Isabella, come tutte le ragazze, troviamo lo shopping. Isabella sogna di realizzarsi nel mondo della moda come modella. Concorrente numero 12, Federica Navari. Federica ha 22 anni, viene da Pietrasanta, è una commessa e nel tempo libero va in palestra. Non credevo che poi mi mancassi,
modo. Non ti chiamerò neanche stasera, vale la pena, è agosto. Concorrente numero 13, Matilde, Dio l'aiuti. Chiara, è arrivato il momento, attiviamo il piano. Confermato. C'è Matilde viene da Monsulmano, ha 17 anni, è una studentessa e pratica pallavolo. Non chiedere all'estate, non fare la stupida, se la felicità non mi chiede la metà. Matilde sogna di proseguire gli studi frequentando l'università di medicina. Non so, prima il fai e poi è scotto, c'è amaro pura, ciao, già mi avevi a primo ciao. Concorrente numero 14, Viola Bambitelli. Viola ha 15 anni e viene da Chieve. È una studentessa e i suoi hobby sono danza, moderna e pop. Per il futuro sogna di diventare un'attrice. Laura Iannotta, concorrente numero 15. Laura ha 14 anni e viene da Monsulmano. È una studentessa e tra i suoi hobby troviamo il mondo del make-up e dello shopping. Laura sogna di diventare una massaggiatrice in un centro spa. Concorrente numero 16, Tiffany Corsolino. Tiffany ha 20 anni e viene da Montecatini. Lavora in un autolavaggio, il suo hobby è cantare. Tiffany sogna di aprire un'attività con la famiglia. Concorrente numero 17, Giorgia La Penna. Giorgia viene da Uzzano, ha 16 anni, è una studentessa e tra gli hobby ama approfondire i suoi studi studiando lingue. Tra i suoi progetti futuri troviamo l'ostetrica e realizzarsi come hostess. Concorrente numero 18, Aris Mostada. Ha 18 anni e viene da Montecatini. Ama il make-up e la moda. Aris sogna di lavorare nel mondo della moda. Concorrente numero 19, Mizzi Garcia. Mizzi ha 18 anni ed è nata in Perù, ma gioca in casa perché viene da Montecatini. È una studentessa e tra i suoi hobby ama ballare latinoamericano. Concorrente numero 20, Virginia De Luca. Virginia ha 15 anni e viene da Uzzano. È una studentessa e il suo hobby è canto e danza moderna. Sogna di lavorare nel mondo della moda. Con il numero 21, Michelle Yussi. Michelle viene d'Altopascio,
17 anni, è una studentessa e nel tempo libero ama dedicarsi al mondo del make-up. Michelle sogna di proseguire i suoi studi frequentando l'università, ancora da scegliere. No, 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 questi finti sorrisi mi mandano in crisi. Nemmeno tu vedi a... Ringraziamo le ragazze e tra poco le rivedremo tutte insieme alle prese di un balletto organizzato con la nostra coreografa Fatima. Facciamo un applauso. Facciamo un applauso anche alle nostre due miss, Serena e Gaia, che sono state bravissime. Lo bambino lo prendo sempre, ragazzi, sono attenti. Io vorrei invece sentire qualche commento della giuria. Che ci potete dire? Dai, Valentina, sempre questo giorno. Dai, Marco, dici qualcosa. Io ti tengo d'occhio, meno male ci sta l'assicurazione, perché voglio dire... No, no, parli ora, dai, passatemi un microfono, so che ce l'avete. Ogni volta bisogna pregarvi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Tutto bene perché non è successo niente. Grazie. Niente, che dire? Un microfono, ecco, ok. E... Cosa ci dici di queste ragazze? Come sono andate secondo bene te? Bene per il momento. Sarà difficile scegliere, sono molte di più rispetto alla scorsa semifinale. Allora, è una serata diversa, comunque c'è da scegliere e ovviamente qualcuna andrà avanti, altre no. Però tutte molto molto brave, si impegnano e vorrei dire anche che insomma... L'evento è organizzato molto bene anche da parte loro, insomma, c'è molta attitudine a questo. Sono state veramente brave, grazie Marco. Vorrei un parere anche della nostra Eleonora Capocchi, ti occupi di moda, quindi vorrei proprio sentire una tua opinione su queste ragazze. Allora, buonasera a tutti e niente, ho ammirato queste ragazze che... Diciamo ce ne sono alcune secondo me anche che potrebbero anche avere un futuro nel mondo della moda. Che bello sentirselo dire appunto da qualcuno che ci lavora all'interno. Cos'altro ci sai dire? Aspetti di vederle con l'abito elegante, sicuramente. Noi donne vogliamo vedere l'uscita principale, che è quella lì in abito elegante. Valentina, cosa ci dici? Dai, Valentina e Margherita, diteci qualcosa. Buonasera a tutti, che ti dico, noi siamo a stretto contatto con le ragazze, alcune sono un po' più complicate, altre sono un pochino più semplici. Niente, stasera rispetto all'altra sera è un pochino più difficile scegliere. Capito? Va bene, allora restate con noi, ringraziamo la giuria perché c'è una sorpresa. A little gamble and it's fun when you're with me. But I wanna let this not the same without a gun. Baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Hey, you know what I mean? Make you stay, watch your savage look. Can somebody break your heart? Looking like you made you watch a savage look. When you kiss me, I know you don't care too far, but I still want that. Can't stop, can't stop. I'm sorry.
don't wanna miss it. I don't wanna be more than a friend. Let me go, let me in. So I'm here in the summer day. Be your land, your white land. Yeah, I'm in the old face. Don't let go, my lady, I'm a man. Jason, who knows? Right, love. Drip, splash, come take a lip on a lolly, yeah. With a hash pick in a rarity, nah. Let me take a bite to that mommy, yeah. I'm a savage, classy, bougie, ratchet. Sassy, booty, nasty, yeah. Acting stupid, was happening, bitch, was happening, bitch, I was savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, don't speak the language. Esa manera que mueve tu cadera me hace creer, me acelera. Esa manera. Bravissima la nostra Fatima, ti ringraziamo da qui perché si deve preparare perché tra un poco ci sarà un'altra sorpresa per voi. E invece vorrei qui con me Virginia e Asia dello staff, le ragazze che sono state davanti prima a prendervi la temperatura, ormai le conoscete. Salutiamo anche Alessio che invece è ancora lì e fateci la sfilata, dai. Bellissime ragazze, Asia e Virginia. I'll
Come potete vedere, quest'anno abbiamo deciso di organizzare tutto tra noi giovani. Loro sono due ex concorrenti dell'anno scorso che sono arrivati in finale e quest'anno collaborano con noi, ci hanno aiutato durante tutti i casting e quindi ci tengo proprio a fargli un grande applauso. Grazie ragazze! Adesso invece ci sarà l'esibizione della scuola di danza Bijada con Artefact. Un applauso! White shirt, now with my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees, but you don't sleep. Thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting through my soul. So cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm not that type, make you want a sad type. Make you come from that type, I suppose you're that type. I'm a bad guy. Duh. I'm a bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she needs all that maybe she'll pity the man I know. I'm a bad guy. Un grande applauso alla scuola di Artefact di Giada. Allora, cosa ne pensate? Pubblico, vorrei sentire qualche parere di questo meraviglioso pubblico. Ci siete, sì o no? Siete soddisfatti fino ad ora, sì o no? Avete riso quando sono caduta? Se dite di sì, guai a chi dice di sì. Bravi, così vi voglio. Adesso un momento magico, perché le nostre tre meravigliose miss sfileranno con un nuovo abito proposto da Sposa Moderna Atelier. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to. Serena Sistini, Miss Montecatini 2019. I'll be with you. Yes, she caught my heart as I walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will end. Gaia Cardini, Miss Montecatini 2016. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. Cause I'll never be with you. And I like you. You're beautiful.
io. Io sono Rattini 2018 e coreografa 2019. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do. Cause I'll never be with you. Yes, you caught my heart as I walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last to the end. Le nostre tre miss insieme. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw that your face in a crowded place. E Serena Sestini, i nostri abiti preposti da sposa moderna career di Rossellina e Amari. I'll never be with you. Facciamo un altro applauso alle nostre bellissime ragazze, perché sono veramente stupende. Grazie ragazzi. Cioè, voglio dire, ti ho portato sul palco, eh? Allora, siamo quasi giunti al termine, perché fra poco ci sarà l'ultima uscita delle nostre concorrenti con l'abito eleganti. Chiedo al mio staff se sono pronte le nostre concorrenti. Sono pronte. Bene, e allora che entrino le ragazze e verranno chiamate una a uno. Con il numero 1, Teresa Orabona. Broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means. Con il numero 2, Elena Finotello. My life, don't leave me. You've taken my love, now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know. Con il numero 3, Sara Margiocco. I will
of me there and inside to find you. Is it getting wind? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Con il numero 7, Desiree Libassi. One life, it's one me in the night. One love, you got to share it. It leaves you, darling, if you don't get away. Con il numero 8, Margherita Antonini. You act like you never had love, and you don't need to go around. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We want me, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Love, love, love. Con il numero 9, Alessia Marcucci. Baby, come here for forgiveness. Baby, come to raise the dead. Come here to play Jesus, to the leopards in your hair. You're asked to watch more than a lot. You give me nothing else. All I've got, yeah. You're one. Yes. Deborah Bargagni. Love each other, do it again. You say love is a tempo, love a higher law. Love is a tempo, love a higher law. You ask me to enter, and then you make me crawl. I can't be holding on to what you got. Oh, you got it, sir. One love, one life, one blood. You got to be the number 11, Isabella Giometti. With each other, sisters and brothers.
One, the same. We two, carry each other, carry each other. Con il numero 12, Federica Navari. You're the shadow to my light, and you fill us. And when the star, you fade away. I fade our aimless silence, and you wanna see us. Oh, where are you now? Where are you now? Con il numero 13, Matilde, Dio l'aiuti. The monsters running wild inside me. I'm fading, I'm fading. So I'm fading. Con il numero 14, Viola Bambitelli. What I needed, I'm letting go. The deeper day, eternal silence of the sea. I'm breathing. Where are you now? Where are you now? I'm driven by the fate of 15, Laura Iannotta. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the sea, under the sea. Where are you now? Under the dream, the monster's running wild inside of me. I'm fading. Numero 16, Tiffany Cozzolino. Con il numero 17, Giorgia La Penna. Nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's up to the silver screen. But the film is a saddening bore. But she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they asked her to focus the song. Con numero 18, Aris Mustata. Oh man, look at those give and go. It's a repeat show. Take a look at the door. Oh man, I'm the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. Is
using the best of each show. Is the life on Mars? Il numero 19, Mitzi Garcia. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown on the cow. Now the workers have struck for fame. Lemons on sale. Numero 20, Virginia De Luca. See the mice in their million hearts. From Ibiza to the North of France. The Britannia is out of bounds. To my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for. Cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again. As I ask you to vote for something. Michelle, you see. Oh, man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the old man. Meaning of the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll ever know. This is the best-selling show. Un applauso alle nostre ragazze. E adesso ci faranno il quadro moda coreografato da Fatima sulle note di Camilla Ramuto.
Bravissime ragazze, bravissima Camilla, un grande applauso anche alla nostra cantante. Ecco qui tutte e 21 le nostre bellissime miss, facciamo un applauso anche a Fatima che ha coreografato anche il quadro moda, eccola qui, che adesso porta via pure la sedia, brava Fatima. Giuria, cosa mi dite? Sono state bellissime, adesso le avete conosciute e sono tutte in mano vostra, perché adesso tocca a voi scegliere. Eh sì, come farete? Hai già scelto la tela? No, sì o no? Sì, hai le idee chiare. Beh, mi piace per le idee chiare. Chi è che ti ha colpito di più? Abiti, colori, non me lo dici niente. Oh. E allora vado a parlare con il pubblico. Vediamo qui ai primi tavolini chi abbiamo. Allora, fatemi leggere. Famiglia Iacomelli, mi ha abbassato il microfono, grazie. Allora, com'è stata la vostra ragazza, dai? La vostra bimba, vorrei dire, però ormai è già un'adolescente, ditemi un po'. Sì, è stata brava, emozionata, perché è la prima volta che ho fatto queste cose, e l'importante è che ci sia divertito. Esatto, l'importante è proprio quello, scusate, pure il cameriere. Qui che abbiamo? Allora, voi per chi ti fate? Per la 10 si chiama. E come si chiama? Deborah. Ah, bene, bene, quindi siete tutti per la 10 qui. Vi è piaciuta? È andata bene secondo voi? Sì, sì, molto. Che dite, passerà o no? Speriamo. Speriamo, speriamo, mi sono piaciuta. Andiamo a vedere di là chi abbiamo qui vicino. Qualcuno che mi fa così, con la faccia. Ai, 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 ai. Buonasera. Allora, voi per chi ti fate? È la numero 2, la più bella, no? Ah, per me sono tutte bellissime, però mi fido. 12? Tu mi dici 12? 12? Come mai la 12? Dici? È la più bella in assoluto. Ah, ma sei un po' di parte? No, non so neanche. Allora, va bene, dai. Ti credo in parola, ti credo. Ah, l'ha detto lui, allora decidere, mamma, allora fai il furbo. E sei innamorato della 12? Vediamo dopo, gli chiediamo se è fidanzata o no, allora, vediamo che ne esce fuori. Allora, vorrei chiamare qui con me di nuovo la nostra Laura Magrini, Miss Calcio 2019. Vieni Laura. Eccola qui. Rieccomi. Come va? Tutto bene, tutto bene. Un po' in giro, ho intervistato qualche calciatore, poi ti aggiornerò. Ah, bene, 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 sono contenta, sono contenta. Senti, stasera so che hai fatto qualcosa anche per il nostro broker. Certo, loro sono sempre, ormai sono i nostri broker di fiducia. Infatti, troverete, insomma, dislocate qua all'interno del tettuccio le loro bandiere. Poi là ci sarà anche il centro dove potete andare a delle informazioni. Marco, so tra l'altro che hai messo dei premi in palio per poter vincere, giusto? Ma ce ne vuoi parlare un po' brevemente anche per il pubblico che non lo sa, le persone che vogliono partecipare? Dai Marco, spiegaci un po' questi premi. Niente, praticamente una lotteria grande tutto gratuito, ovviamente. Ognuno può andare tranquillamente al nostro desk, ritirare un numero, verrà fatta l'estrazione in diretta, come regola vuole, e niente, sostanzialmente buoni sconto e soprattutto anche accessori high tech, che sono quelli che vanno più per la maggiore adesso.
Bene, grazie mille. Senti, cosa ci puoi spoilerare della prossima squadra che salirà qui sul palco? Dai, conosci qualcuno? Sì, ho avuto modo di conoscere qualcuno, in particolare il portiere, dico la verità. Poi come è bravo, farà bene oppure no? Per ora non lo so, io ho conosciuto solo la persona, non il giocatore. Però mi sembra parecchio preso dalla serata, le segue tutte, non ce ne perde una. E un po' come tutte, devo dire la verità, sono un po' sveglietti, eh? C'hanno un po' la fama, diciamo, dei giocatori, diciamo. E invece come ti sembra una prima puntata? Avrei visto qualcuno? Sì, direi molto molto carini, dai. Anche quelli giovani erano molto carini e anche molto svegli, avevi ragione, perché non volevano andare via, volevano rimanere qui con le miss loro, si volevano fare intervistare ma me l'hanno buttati fuori, ho visto. Sì, però vedi, l'età non conta, sono tutti uomini, sono tutti uguali, no? Dai, prendiamoli così. Anche loro si fanno attendere, ormai stasera sono peggio ragazzi delle ragazze. Stasera si fanno attendere questi calciatori, che dici? Senti, ma quest'anno quindi come sarà il campionato? Sai qualcosa? Sai quando partirà? Allora, ancora no, perché non voglio svelare niente, perché dopo ci sarà il mister e il signor Giovannini a spiegare un po' e a dare le ultime news. Però ti posso dire che sarà un campionato pieno di sorprese, sperando che vada bene, perché non vogliamo altre emergenze, no? Speriamo di no. Allora dopo dobbiamo riuscire a farci dire qualcosa. Esatto, questo no, esatto. Io già ho un pochino solcato il territorio, ho ammorbidito la questione. Niente, mi sa che qui ancora, no, ancora niente. Cosa facciamo? Ci facciamo una bella passerella. Dai, abbiamo dei nostri giurati, vediamo se ci vogliono dire qualcosa. Li vedo tutti molto impegnati a fare altri. Io sì, Moreno. Infatti, ma Moreno, scusami, ma non si chiacchiera, bisogna stare attenti. Sei emozionato che stasera conoscerai la nuova miss? Molto, molto emozionato, molto, perché è difficile. Niente, mi hanno chiuso il microfono, aspetta, prova a prendere l'altro. Ora sono molto emozionato, perché onestamente come si fa a scegliere delle ragazze così? Infatti. È una cosa meravigliosa. O per una cosa o per un'altra, sono belle tutte. E onestamente la giuria è molto difficile scegliere persone. Comunque sono tutte carine, è stata una bella serata, molto bella. E credo che si ricordano molto negli anni queste serate. Io ormai sono 50 anni sullo spot, non è un giorno. E questa cosa è meravigliosa veramente, chi l'ha organizzata ha fatto una cosa molto carina e molto bella. Noi siamo una società, quest'anno con quello che è successo si punta molto giovani, si è puntato, tanto la prima squadra come la seconda. La società quest'anno ha fatto secondo me una scelta giusta, perché dare spazio ai giovani è molto importante. Questa, vi ringrazio di questo invito e spero di altri, tanti altri anni di essere con voi. Grazie a te. Senti, un'ultima domanda, questa è un po' semplice, dai. Preferiresti quindi una mora o una bionda come nuova miss? Anni al termine. Facciamo una castana, così accontentiamo tutti. Accontentiamo tutti, grazie. Moreno. Allora Laura, io direi che ci siamo. Sì, adesso andiamo a spulciare anche la prima squadra. Ti lascio la parola e conosciamo la prima squadra del Monte Catini Calcio. Bene, come prima iniziamo dai portieri, il mio grandissimo amico Fiaschi Alessio. Tonnellini Francesco. I was down in the river.
Adesso continuiamo con i dimensori. Il primo è la rosa Stefano. Dimenti Matteo. Nicolai Alberto. Fiscella Michele. She was out stealing everything she got. I was told she was having the worst of it. Baby dear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Mustafa Andrea. Well, you must be a boy with bones like that. She said you got me wrong. I wouldn't sell them to you if I could, just to keep the last of my clothes on. Oh yeah. Call me, I'm taking down with you when you go. I could be your regular bell. I sell a bed to little Stephen and Joanne around the back of my hotel. Oh yeah.
was good, she was out stealing everything she got. Fanti, Luca. Having the worst of it. Thank you, dear, thank you, dear. Bring your sister over here. Let her dance for me just for the hell of it. Lassi Francesco. The green, the red roses too. I see them blue, both in a view. And I see to myself. Cestini, Lorenzo. I see stone eyes of blue and clouds of white. Benvenuti Lorenzo. Burafato Vincenzo. I never knew when I did to my sleep. Continuiamo con gli attaccanti, il primo è Mali Anfa. Back a wall.
degli attaccanti, anche dei vari clip che hanno sfilato per un infortunio. Bravissime le nostre ragazze che hanno accompagnato la prima squadra del Montecatini. E devo dire, Laura, che qualcuno mi pare di conoscerlo. Sbaglio o un paio si sono iscritti a Mister Dolce Vita, eh? Sì, qualcuno. Dove siete? Tipo un certo Luca? Dov'è? Luca Fanta. Eh? Ah, fai furbo, era nascosta, hai visto? Sì, sì. E anche un altro, dov'è? Fate un passo avanti, fate coraggiosi, perché tanto domenica è il vostro turno, Ce n'è soltanto uno? E l'altro? Dov'è? Nessun altro? No, non c'è nessun altro. No. A me ne sembrava due, Secondo me fanno furbi, fanno furbi. Guarda, torna a nascondersi il suo nasconde. Bravo, tanto domenica, mi dispiace, ma... Domenica non la scampi, ci siamo io, Alessia, non ti nascondi. Bene, Noemi. Cosa ne pensi della squadra? A parte qualcuno che conosci? No, direi molto ben composta. E per giudicarvi bene dovrei venire a vedere una vostra partita. Che dite? Mi invitate? Ah, meno male, via. Però niente, sono contenta, siete in tantissimi, vedo, meglio così. Come vi sentite come squadra? Vi conoscete di già oppure alcuni sono nuovi? Avete avuto modo di provare a fare una qualche partita? Sì, te che ti vedo annuire, dici qualcosa, dai. Dici qualcosa. La squadra è nuova, molti ragazzi sono nuovi, ci sono solo 7 dell'anno scorso e basta. Lui è sempre stato uno di poche parole, anche lì che dice, cioè lì che vuol dire qualcosa, poi gli passa un po'. Esatto. Sì. E tutti i nomi hanno questo benvenuto, facciamo un passo avanti. Non c'è Lorenzo. Chi sei? Sei cosa che pensi della squadra? Squadra giovane, speriamo di fare bene. Semplice, coinciso, a posto. Va bene, va bene, se vuoi, dai. Bisogna dire, che dici, Marco, se vuoi. Beh, io direi anche di, appunto, non lo so, c'è qualche allenatore che vuole venire qui sul palco. Ah, fate la foto, dai, fateci una foto con la vista e poi chiamiamo gli allenatori. Levate la mascherina per la foto, se no papà dopo venena. Guardatelo, in ginocchio. We light up the night like a black sun. We all shine, we are cold. And we all shine moving, turn on, turn on, turn on. We kiss and we don't tell. Spin like a carousel, don't let it go to hell. This is our rhythm, it's our lights on everybody. We call it legendary, high and seven and two. Ringraziamo la squadra, avremo modo di rincontrarci allo stadio. Scoprirete che io e Alessia saremo una presenza fissa dietro di voi. Grazie, un applauso alla squadra, la prima squadra del Montecatini di calcio. Andate ragazzi, grazie. Grazie. Sono duri. Bene, adesso andrei avanti e nel far conoscere anche lo staff che c'è dietro a questa squadra così corposa. Allora, io chiamo qua sul palco il nuovo allenatore, Lucello Ciro. Mamma sitta, che bonita, mamma sitta. Io chiamo il vice allenatore Lucherini Daniele. Che bonita! E noi ora gli altri facenti parte dello staff. I
collaboratore tecnico Oti Robert, l'allenatore portieri Burgan Maurizio, il collaboratore tecnico Innocenti Stefano e il massaggiatore corrente Roberto. Inoltre c'è anche l'osservatore ufficiale Menicucci Michael. Chiamerei anche ormai il direttore generale Giovannini Fabrizio. Un applauso. Bello. Io direi di fare una foto anche con la Miss, che dite? Sì, dove mi ricarica? Okay. E chiama anche la dottoressa Magrazia Ezea. Mamma sitta, mamma sitta, che bonita. Mamma sitta. Dammi verso, dammi tu, corazon, dammi corpo, mammi lungi, dimmi body, I'm on you. Siete tanti, inizio dal primo. Sempre davanti a me. Allora, ormai ti abbiamo un po' già conosciuto perché tu sei il nuovo mister del Montecatini di calcio. Così dicono, poi andremo a vedere se è vero. E allora inizio un po' per farti conoscere a chi ancora non ti conosce. Da quanto... Allora, partiamo prima dalla squadra. Hai sempre seguito il percorso del Montecatini di calcio anche prima di diventare mister? Sì, perché ero qui già nei due anni precedenti, in qualità di vice. Le dinamiche della società, da quest'anno una responsabilità diversa. Bene, quindi il tuo percorso proprio prima di arrivare a Montecatini Calcio qual è stato? È stato molto variegato, ho fatto diverse esperienze in settore giovanile, in prima squadra, in tante province, ho cominciato in Valtellina e poi mi sono trasferito qui 13 anni fa. Di diverso tipo. Bene, quando hai incontrato per la prima volta la squadra, quale ti è sembrato il livello generale, anche perché c'è stata insomma un'emergenza, quindi magari si possono essere un po' persi? No, li ho trovati in buone condizioni, poi diciamo che il lavoro che abbiamo fatto d'estate con il direttore ha portato un frutto importante e questo ci sta vedendo dal punto di vista dell'attenzione, del lavoro in settimana. Sono soddisfatto. Bene, allora sentiamo un po', ora mi hai parlato del passato, vuoi sapere al futuro, insomma, se vedi, pensi al futuro, come vedi la squadra, quali sono gli obiettivi che ti poni, insomma, e speri di raggiungere? Se vedo al futuro, vedo la squadra molto impegnata, perché ci stiamo mettendo sotto stress. Mi piace l'idea che si possa lavorare tanto e bene, non ci poniamo grandi obiettivi a lunga gittata, guardiamo giorno per giorno, ci interessa il lavoro e basta, per ora. Bene, e se tu dovessi fare un augurio alla tua squadra, quale sarebbe? Auguro alla mia squadra di avere tanta salute e di avere tante a predisposizione al lavoro e al sacrificio. Va bene, grazie mille. Adesso... Scusa se ti interrompo un attimo, vorrei far salire anche Rovai Feliciano del team manager, De Gregorio Sergio, accompagnatore ufficiale, e Caporaso Stefano, responsabile del magazzino. Venite anche voi, grazie. Bene, adesso qua accanto a me chiamo il direttore generale Giovannini. Un applauso. Bene, grazie di essere qua e io inizio subito, insomma, data comunque sia la passione con cui ha sempre seguito la squadra in questi anni, come vede i nuovi giocatori, il nuovo assetto? Vabbè, abbiamo lavorato molto a ringiovanire la squadra, è un po' il nostro obiettivo e soprattutto il secondo aspetto su cui abbiamo lavorato di fare più giocatori locali possibili. Cioè noi vogliamo che ci sia più attaccamento alla maglia e vogliamo che i giocatori siano sempre più di Montecatini e della Val di Nievole. Questi sono stati i due obiettivi, ringiovanimento e giocatori più indigeni.
Bene, e fra tutti questi giocatori c'è già qualcuno, senza fare nomi, che ha notato, ha già focalizzato come possibile conto di forza della squadra? Ma per me sono tutti uguali, dal ragazzino di 17 anni fino a Pippo De Rori, che è la chioccia della squadra, è il giocatore di maggiore esperienza che deve aiutare anche lo spogliatoio a crescere. Per me sono tutti uguali. Diciamo che dopo questi 10 giorni di lavoro sono molto contento di come si stanno impegnando e dell'attaccamento che hanno già a questo progetto. Molto bene. E vorrei sapere, lei da quant'è che segue il Montecatini Calcio? Allora, questo precisamente è il nono campionato e il quarto consecutivo. Bene, come mai ha sempre deciso di rimanere con il Montecatini Calcio? Io ci sto bene a Montecatini, la considero la mia città di adozione, sono affezionato e fino a quando ci sarà la famiglia Zinanni e questo gruppo di dirigenti che mi dà fiducia, io sto con voi e anzi lavorerò per far crescere la società, perché secondo me con i dirigenti che ci abbiamo, giovani, pieni di idee, di entusiasmo, si può fare un percorso di crescita. Il momento è un momento difficile, non è che si può fare dei progetti tanto ambiziosi, però già mantenere la categoria e continuare a crescere come società per noi è già un punto importante. Molto bene, grazie. E un'ultima domanda, siccome sono un po' tutti incuriositi, lei parla comunque sia di un futuro abbastanza roseo, ma il budget a disposizione è stato impiegato tutto per un rinnovamento della squadra? Noi siamo una società che da sempre fa il passo lungo come la gamba e in questi periodi difficili, dove sapete tutti le aziende e i problemi che hanno, abbiamo voluto fare le cose in maniera misurata. Le nostre le porte sono aperte a tutti e quindi cercheremo di crescere e di dare il massimo per la città. Grazie mille, io farei un applauso non solo al signor Giovannini, grazie, ma anche allo staff del Montecatini Calcio. Grazie Fabrizio, e vorrei anche aggiungere molto brevemente, noi dello staff di Miss Montecatini ti facciamo i migliori auguri e in bocca al lupo per la nuova avventura che sarai per fare. Grazie mille. E prima di mandar via il signor Giovannini, io direi che possiamo presentare Stefano Riccomi, che darà al signor Giovannini un premio per la società. Un applauso. Grazie mille ragazzi, grazie Laura. Ci tengo a dire soltanto una cosa. Intanto io auguro un in bocca al lupo grandissimo a tutte le aspiranti MIT, in particolare a colei che prenderà la mia fascia. E ci tengo anche a dire che ovviamente continueremo a seguire la squadra perché ormai ci siamo pensionati. E quindi nulla questo. Grazie mille Laura, ci vediamo ciao. Dopo per le premiazioni. Grazie. Grazie mille a tutti voi. Potete andare. Prima di continuare la nostra scaletta, vorrei fare un saluto a Luca Baroncini, il nostro sindaco. Luca! Buonasera. Buonasera a tutti. Come va? Molto bene, invece te? A posto, tutto a sei posto. Emozionato di essere qui con noi stasera? Ormai ci sono abituato e quindi nessun problema. Io chiaramente sono venuto anche per salutare il Montecatini Calcio, oltre che chiaramente per complimentarmi con ancora una volta con gli organizzatori di questa splendida manifestazione che cresce ogni anno con il patrocinio del comune di Montecatini Terme. Ringrazio tutti coloro che fanno parte dello staff. Miss Montecatini è ormai una grande realtà conosciuta in tutta la Toscana e anche oltre, quindi però tornerò per la finale per incoronare la Miss. Ecco, e stasera sono qua anche per augurare una buona stagione e fare un grande in bocca al lupo al Montecatini Calcio,
che ha insomma veramente un grande team, è un onore per la nostra città con i suoi colori bianco-celesti. Buona stagione, so che ci sono grandi sacrifici da fare, però anche una squadra giovane con ragazzi del territorio che insomma valorizza anche non solo i giovani ma anche i giovani che stanno qua vicino, quindi sicuramente una realtà importante che fa anche beneficenza, penso alla collaborazione con il Maier. Insomma, complimenti al direttore Giovannini, che è una forza della natura, un grandissimo. Questa è una squadra che c'ha tanta anima, tanto cuore, ma il numero uno qui è Fabrizio Giovannini, facciamogli un applauso. Noemi, ti saluto, buonanotte a tutti e buonanotte Catini Terme. Grazie mille Luca, ciao. Ti aspettiamo alla finale. Finale. Adesso è il momento per voi di scoprire finalmente quale sarà l'inno del Monte Catini Calcio in onore appunto del centenario di questa squadra. Qui per voi Samantha Sax che ci canta Vola in alto l'airone. Un applauso. Aspetta. Buonasera. Io sono onoratissima, ringrazio la società del Monte Catini Calcio perché vi abbiamo presentato questo inno scritto da me e da Edoardo Rinaldi, un altro autore bravissimo, e è stato accolto con grande entusiasmo, quindi stasera ve lo presentiamo ufficialmente, Vola in alto l'airone. I tifosi si facciano sentire, eh? Vai, si può partire, vai. Magari anche con le mani, visto che... Cantiamo un inno a questa squadra del cuore, Monte Catini, città del sole. In alto i colori è iniziato il campionato, con l'acqua delle terme abbiamo brindato tutti quanti allo stadio. Tiferemo in un coro, fa così, senti qua, Monte Catini vincerà. Vola in alto l'airone che vola, Monte Catini dal cielo, dai. Il nostro grido sarà, amè. Vola in alto l'airone che vola, Monte Catini dal cielo. La vittoria arriverà. Cantiamo un inno a questa squadra del cuore, Monte Catini, città di splendore. Adesso è il momento di vincere un po', scaldiamo palloni, arriverà il gol. Tutti quanti allo stadio, tiferemo in un coro, fa così, senti qua, Monte Catini vincerà. Vola in alto l'airone che vola, Monte Catini nel cielo. Il nostro grido sarà, vola in alto l'airone che vola, Monte Catini nel cielo. La vittoria arriverà. Monte Catini nel cielo, la vittoria arriverà. Vola in alto l'airone che vola, Monte Catini nel cielo. Il nostro grido sarà, vola in alto l'airone che vola, Monte Catini.
Grande Monte Catini, grazie, grazie. Grande applauso alla Dota 90, grazie mille. Grazie, grazie a te. Vorrei chiamare qui con me Emanuele Bianchi, vieni pure. Buonasera, buonasera di nuovo. Ciao, ciao Emanuele. Ciao Emanuele. Senti, presentati un po' al nostro pubblico. Allora, io mi chiamo Emanuele Bianchi, ho 38 anni e vengo dalla regione Solvegno. Nella vita faccio l'impiegato come altro lavoro imitatore. E stasera tra l'altro ero su TV8 a Guess My Age, non mi sono visto, mi vedrò, per cui poi ho partecipato a Cultura Moderna, a Car su Rai 4, sono stato allievo dei Pratelli, qualcosa a livello regionale ho fatto di programmi. Senti, quindi da quanti anni è che fai l'imitatore? Senti, più o meno dal 2006, quindi 14. C'è una buona... Abbastanza, sì. C'è una buona gavetta, ecco. Senti un po', ma stasera adesso cosa ci hai preparato? Ah, stasera ho tre imitazioni e poi c'ho una sorpresa in fondo. Ah, bene, adoro le sorprese. Sì. Quindi se io ti dico... Beh, non lo so. Beh, oddio, spero di sì. Sì. Se io ti dico, sei contento di essere rimasto nel Milan, cosa mi rispondi? Ma lascia stare, ma io credo di essere il giocatore più grande del mondo. Ho giocato con il Piero, del Piero si è fatto campione. Ho giocato con Trezeguet si è fatto campione. Ho giocato pure con Adriano, ma lui si è fatto e basta. A me sarebbe piaciuto giocare anche con Boriello, perché lui si è fatto ragazze, ma lascia stare. E se invece ti chiedo dell'Atalanta, cosa mi sai dire? Buonasera a tutti, non mi è Casperini, mi piace molto parlare in questo modo perché io purtroppo mi hanno deciso le corde vocali, allora sono più bravo ad allenare che a parlare. E la Sampdoria? Dice così, sì, attenzione perché è una squadra di calcio. Hai ragione. Io sono Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, e sono molto contento di essere qua perché Sampdoria fa rima con vittoria. Poi mi dicono che io sto basso e schivo il sasso, non avete mai il mio scarpo. E ricordati, il calcio si gioca con le 3T, testa, gambe e culo, forza Sampdoria! Facciamo un grande applauso. Grazie. Al nostro Emanuele. Prima però faccio entrare... Anzi, unico come Ferrero. Facciamo entrare i tre nuovi acquisti della Sampdoria, i Banana Boys. Eccoli, guarda come sono bravi. Un bel applauso. Questo è il calcio di rigore. Questo tappeto stasera ha fatto una strage. Signore, signori. Grazie, grazielle, grazie al è meglio non dire. E quindi questo è l'ultimo sorpresa, acquisto, ultimo acquisto, bene, bene. Sarà a costo una, zero, a costo. Qua. Si vede. come direbbe Bruno Pizzolo, attenzione, banale in campo, l'arbitro sospende la partita. Io ho una richiesta per questi nuovi giocatori, cioè mi dovete andare alla giuria e fargli un numero davanti, scusatemi, andate a torturare anche qualcuno di là. Prego, prego, non vi nascondete, ormai vada, siete già... Banana numero uno! Vai. E che fa? Sfili, che fa? Prego. E dalla giuria, vada alla giuria. Da Roberto, che lui i calciatori li ama. Quello che si regge la testa. Allora anche da Stefano, perché anche lui mi hanno detto ama proprio il calcio, segue Montecatini. Stefano, alza la mano. Che tocco di palla, devo dire, proprio. Meno male di palla, perché già sono vestiti così, Sì. Esatto. Ah, ci senti? No, perché siccome non ti si vedono le orecchie, non credevo. Scusa, allora. Ma soprattutto poi con gli occhiali da sole, giusto per la luce. Grazie mille ai nostri Banana Boys. Bello applauso, e al nostro Emanuele, grazie davvero. Grazie a voi, grazie a tutti. Niente, hanno conquistato questo palco, via, grazie. Di là, dove vuoi, basta che esci. Il selfie, no, il selfie dopo, ora, dopo, mamma mia, che mi tocca fare.
Una cosa veloce perché qui c'è da andare avanti, eh. Allora, pubblico, alzate le mani perché vi si vede. Mamma mia, ma chi mi manda stasera? Allora, andiamo avanti, riprendiamoci con la seconda esibizione di Artefact di Giada. You're the one that I've been waiting for. Gotta quit this crying. Nobody's gonna keep me if I don't open the door. Kinda hard to believe. Gotta have faith in me. Gotta break out, break out, break out. Got me. Get down, get down, get down, get down. Got me. Break out. I want just to be loved. Now it's time to free me from the shame. I gotta find that peace. Is it too late or could this love protect me from the pain? Put that on for you. Break out, break out, break out, break out. Look at me. Get down, get down, get down, get down. Look at me. Break out, break out, break out, break out. Look at me now. Cause all I ever wanted was love. Un grande applauso per la scuola di danza di Artefact. Adesso per voi in live invece Astro e Cortex accompagnati dalla bellissima Gaia con Negroni al Tropicano. Ok, lasciamo tutto, partiamo per una meta lontana. Negroni al Tropicana, la routine di una settimana. La festa è già cominciata con sottofondo l'Invana. La festa viene rifatta, io mai avrei la fatta. Anche quest'estate rimando la vacanza, muoio tu in mano, tramonto in terrazza. Guardo le tue storie, se spiace fai la pazza. Credevi fosse male, invece sono nella vasca. Questo sole scotta, sono 40 gradi. Ma tu stai stesa sul lettino con un po' che continua la programma. Questa pelle che mi fai salire la bocca. Questa sera uscirò all'opera, una alla goccia. Lasciamo il mondo e partiamo per una meta lontana. Negroni a Tropicana, la routine di una settimana. La festa è già cominciata con sotto un uomo in mano. La festa ieri di fatta, io mai la terra la fatta. Dai chi di bocca la maia, poi serata porto papaya. La pipa mi segna braia, ma somiglia ad una grattaia.
tutte le sere nel locale con vestito a diletto, tanto che mi togli fiato, ma sono abituato, ti guardo dentro gli occhi, il mio cuore accelerato, sono su vista per lavoro, ma non sono innamorato. Quattro mesi di distanza di pensarci sale l'altro, se mi passi la cantina, in una posta vacanza, se mi fredda con tua non ne senti la mancanza, ma è dolce estate, voglio stare nella vasca. Non ci vivo le tequila e la cabeza che mi gira, se verano non lo penso, le bollini in fumo lento, ora non perdiamo il tempo, ancora chi balliamo lento, chiedo sole nella noce, te sei tutta nel mio, c'è tu l'estrella ma tu mirante, ne schiero se tu amanti, tanto questa noce lento, dammi lento, per una tocca con tu, che me la fai, con la luna e il calore, non come poeta, non vedremo, so che ricorderemo. Lasciamo tutto e partiamo, per una meta lontana, meglio mi altro mi cana, la routine una settimana. Da fette già cominciata, con sottomondo in pala, sulla testa vieni in falda, io maglia dentro la pata, tra chi in bocca la maia, forse era la vostra papaya, la tipo a chi se ti abbaia, ma somiglia ad una caldaia. Grazie a tutti. Grazie Monte Gattini. Soprattutto grazie a Gaia. Un bel applauso ai nostri ragazzi. Ora vengo lì e vi intervisto perché voglio sapere tutto. Facciamo un applauso al nostro Cortex, Asta e la nostra Gaia, che vi invito a vedere il loro video di YouTube perché Gaia è stata la loro ragazza immagine in tutto il video. Allora, com'è stato appunto fare questa esperienza? Allora, loro sanno come la penso su di loro, secondo me hanno tante carte in regola per fare tanto e sono molto orgogliosa di aver fatto parte di questo video che è secondo me un capolavoro, c'è stato tanto impegno, tante giornate, però i frutti ci sono e so che bolle qualcos'altro in pentola, quindi io sono molto contenta per loro e loro sanno che tipo per loro. Grazie. Che bellissime parole, devo dire. Allora, voi siete giovanissimi, presentatevi al pubblico, lo avete già fatto la scorsa semifinale, ma questo è un pubblico nuovo, quindi dite un po' quanti anni avete, da dove venite e come è nato questo hobby. Insomma, da quant'è, tu fai anche il DJ, però te l'altra volta invece hai detto che è nato ora durante la quarantena, quindi diteci un po' come vi siete conosciuti. Ma di te parlo io come preferisci. Allora, io sono Luca, in arte Astro, 17 anni, lui è Luca Cortesi, in arte Cortex, con 21 anni. Il progetto è nato in quarantena perché mi divertivo a pubblicare dei video mentre cantavo su Instagram. Luca cercava un ragazzo che cantasse sulle sue basi e mi ha contattato ed è nato della collaborazione appena finita la quarantena. Così dal nulla. Diciamo che il coronavirus a noi ci ha aiutato tanto, sì. Ci ha dato la spinta, diciamo così, per impegnarci di più. Ed è nato tutto da lì. Bene, quindi cosa avete in programma per i prossimi mesi o comunque negli anni a venire? Volete continuare? C'è un disco in attesa oppure ancora no? Allora, bolle in pentola, tanta roba, perché comunque stiamo già lavorando a un disco e ci sono vari progetti che non possiamo ancora spoilerare, però avremmo tanta voglia di dirli, ecco. E niente, sei più bravo te a parlare, mi fai parlare ma poi mi inceppo. Ma te sei più bello mentre parli. Sì. Ma a me l'emozione ci piace, perché voglio dire, si vede che siete giovani, ci state mettendo tutta la passione del mondo, che dite pubblico, è vero o no? Quindi facciamo un grande applauso, grazie, vi ringrazio, siete stati bravissimi, li vedremo ancora alla prossima, quindi mi raccomando, continuate così e bravissima anche la nostra Gaia, che dite, è stata, sì o no, è stata bellissima, bravi. Grazie a tutti. Mille ragazzi. Allora, siamo quasi alle premiazioni e prima appunto di annunciare le 12 finaliste vorrei andare a sentire gli ultimi commenti della giuria, di qualcuno che ancora non ho sentito. Iniziamo da Omar. Passiamo il microfono qua giù. Arriva. Entro mercoledì. Sì, ecco, pronto, salve. Buonasera, Omar. Salve, Noemi. Allora, dici un po', come sono state queste ragazze? Allora, anche stasera è stata difficile, perché comunque ogni mercoledì, già mercoledì scorso, c'erano tante belle ragazze, anche stasera, almeno da parte mia, la scelta è stata difficile, dare le votazioni, e quindi siamo in attesa di vedere chi vincerà.
e soprattutto poi di sapere chi sarà anche la Miss del Calcio che seguirà appunto le avventure del calcio per la nuova stagione. Senti, ma te hai avuto qualche preferenza? Si può dire? No? Allora, io ho delle preferenze, ma non tra le passarelle. Nel pubblico. Aia, e chi ha mirato? Hai mirato? Dimmi. No, non posso dire. Non si può dire, mamma mia. Allora mi sa qualcuno di qua, qualcuno che hai davanti per forza. Non è detto? Avete capito il nostro onore? Lui cerca la moglie, io ve lo dico. Prima o poi arriverà. Allora, il nostro Piero Antonio Rossi, passiamo il microfono anche a lui. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, come stai innanzitutto? Bene, bene. Ci saranno appunto nei prossimi giorni all'ippodromo alcuni eventi, anche con noi, vi voglio ricordare. Com'è stato stasera essere qui? Sei emozionato? Ti sono piaciute le ragazze? Ma non sono emozionato perché le emozionate sono loro, però devo dire che sono molto decise. Mi hanno piacevolmente impressionato. Io ho visto molto deciso. Quindi ti hanno anche convinto? Per te è stata semplice o no la scelta? Ma abbastanza, ho cercato le particolarità. Questa è una bella cosa, perché sono quelle che sfuggono, quindi ti sei soffermato di più, diciamo, rispetto al primo impatto. Va bene, vorrei sentire anche Valerio Giuntoli. Passiamo il microfono. E non c'è. Non c'è. No, Valerio ho detto. Valerio non c'è? Bene. Allora niente Valerio. Se le ragazze sono pronte, mi dicono. Allora farei rientrare le ragazze accompagnate dalle nostre Miss Serena, Gaia e Fatima. Venite qui con me. Vi voglio vicino durante queste premiazioni. Guardiamo per l'ultima volta le ragazze. Ci siamo ragazze, allora colgo l'occasione per ricordarvi a voi ma anche a chi ci sta guardando che non c'è assolutamente una scaletta, andranno in finale in 12, la prima vincerà inoltre oltre ad accedere alla finale il titolo di Miss Montecatini Calcio e quindi seguirà per tutto l'anno 2020-2021. Quindi io inizierei subito. Chiamando qui a premiare Renzo del Caffè Storico Tettuccio. Vieni Renzo. Va in finale la numero, infatti no, dai, ok, tutto sto 15, Laura Iannotta.
Ed ora è il momento dell'undicesima finalista. Viene a premiare qui Anton, in rappresentanza delle Terme Fettuccio. La prossima finalista che accederà alla finale di Miss Montecatini 2020 è la Miss numero... La numero 11, Isabella Giometti. Premia Cortez. E la prossima finalista è la numero 19, Mizzi Garcia. Andiamo avanti, chiamiamo sul palco Valentina e Margherita. La prossima finalista che accede alla finale di mercoledì prossimo Miss Montecatini 2020 è la concorrente numero 12, Federica Navari. Premia Stefano Incerpi. Va in finale la numero 13, Matilde, Dio l'aiuti. Ed ora è il momento della prossima finalista.
viene qui a premiare Stefano di Sandro e Stefano Parrucchieri. La prossima finalista che accederà alla finale di mercoledì prossimo è la concorrente numero 10, Deborah Bargagni. Omar Monti. Omar. E si fa mattina qui, eh? E la prossima finalista è la concorrente numero 14, Viola Martinelli. Prepari Marco Bartolozzi. Annunciamo la prossima finalista, che è la concorrente numero 8, Margherita Antonini. Si prepari Rachela per premiare. E anche Alessandro. Premia Rachela. E la prossima finalista, qui ci stiamo sempre di più avvicinando, pubblico, sentite, è la numero cinque, Federica Pini. Premia Francesco di Miss Studio Fotografico Rossellini. Ecco il nostro Francesco. La concorrente che va in finale è la numero, secondo voi, secondo te? La 4 secondo te? Ah, la 3 secondo te? Se te, voi che dite? Vabbè, andiamo avanti. È la numero 4, Asia Iacomelli! Ci siete andati vicini. I don't know what's there.
mancano le ultime due finaliste. A questo punto vieni a premiare Pierantonio assegnando la fascia Miss Ippodromo Snaiz Esana. Another one. We the best music. Ma ora sono troppo curiosa di sapere, secondo voi, chi passerà. Chi è? Mi dicono la 3, poi... 3, qua dicono la 1, Fatima. Mi dicono la 1. Qualcuno ci è andato vicino. Perché la numero 3, Sara Marzocco. Wow, 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 wow. When I with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm about to take it. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get it, things for rest. Cause you don't need it like the 68 Jets. Diamonds and nothing. Allora, ci siamo, manca l'ultima, ovvero colei che sarà Miss Calcio 2020. Vorrei qui con noi Giovannini e Zinanni a premiare, seguiti da Laura Madrini, la nostra Miss. Miss, qui si fa difficili. Allora, 2-2, leggete bene, ci siete? Ci siamo, ci siamo. Allora, la prima vincitrice di stasera che andrà in finale con il titolo di Miss Montecatini Calcio. Siete pronte? Siamo pronte. Voi siete pronti? Siete pronti? Oh! La concorrente numero 6, Aurora Murano! It's all dirty to me. Get jazzy on it. You know the words of my songs. No, I'm not English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl wants. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. In the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when. Aurora, facci la passerella, dai! Miss Calcio 2020! Ringraziamo anche Verdemania Eventi.it per i buchetti delle nostre Miss. E adesso direi che tutte le Miss con la faccia facciano una foto insieme e poi tutte insieme. Ah, aspettate, aspettate, c'è da fare la foto anche con la maglia, scusate. Noi abbiamo anche Miss Montecatini 2019 che si è emozionata e quindi dopo la foto io gli chiederei di fare una sfilata insieme loro due, che dici? What? I don't know. Dai, fateci una sfilata insieme.
Laura Aurora, Miss Monte Catini Calcio 2019-2020, bravissima. Adesso vorrei fare una foto con tutte le ragazze qui presenti. Aspetta un attimo, Noemi, vorrei fare un applauso per favore a queste 5 ragazze splendide, brave e belle. Grazie, Pietro. Una per le altre 5. Yeah, 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 yeah. Finaliste, venite un passo avanti. E intanto vorrei ringraziare tutti i nostri sponsor, coloro che ci hanno seguito da casa fino adesso, i nostri fotografi sempre presenti, il nostro meraviglioso pubblico, tutto il nostro staff, la nostra giuria, le nostre ragazze che spero si siano divertite, anche quelle che non siano andate in finale. Spero che prendete tutti i lati positivi di questa esperienza, perché è quello l'importante, ricordatevelo sempre. Grazie mille ragazze, facciamo un grande applauso, le ultime 12 finaliste, e vi diamo appuntamento. Ah, fateci un perimetro. Ah, una non l'hanno ancora fatta? Allora fate un'altra foto tutti insieme, pensavo l'avessero già fatta. Ah, eccole, io ora capisco, sì. Vai Vito, vieni! Lui è il nostro Mister Montecatini, per sempre, vero Vito? Don't know of pas wat kisses echt koppig. Net een nette pola, echt soppig. Laat de vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Kom maar ja, ze zegt maar dat je kan wat aan me doen mee. Jij wil in daar roemen, daar is mooi. Voel je roze lijn, ze wil zitten op mijn vis en noem het FaceTime. Kom nu, zet dit in de konie. Grazie mille ragazzi, grazie mille a tutti per essere stati qui con noi fino adesso, e vi ricordo gli appuntamenti di domenica 6 settembre, ci saranno i Mister Dolce Vita, verrà eletto, al mini golf a Montecatini, e ci troviamo qui al Tettuccio mercoledì prossimo per la finalissima, e vedremo chi sarà la futura Miss Montecatini 2020. Grazie mille a tutti, buona serata! Pronto? Bella Astro, sei carico? Siamo tornati con la hit. Bella Fra, non aspettavo altro. Vamos! Lasciamo tutto e partiamo per una meta lontana. Negroni a Tropicana, la routine una settimana. La festa è già cominciata con sottofondo di Urbana. Tu da testa a piedi rifatta, io mai ho presa da patta. Anche quest'estate rimano la vacanza, noi tu e la nostra moto in terrazza. Guardo le tue storie, se spiace fai la pazza. Credevi fossi al mare, invece sono nella vasca. Questo sole scotta, sono 40 gradi all'ombra. Tu sei stesa sul lettino con il body che contorna. Sgombriamo questa paglia che mi fai salire la botta. Anche stasera usciuai a vodka, la pura la goccia. Lasciamo tutto e partiamo per una meta lontana. Negroni a Tropicana, la routine di una settimana. La festa è già cominciata con sottofondo Nirvana. Tu da testa a piedi rifatta, io mai presa da patta.
dai chili in bocca alla playa, poi serata a bordo papaya, la tipa fissa che abbaia, ma somiglio ad una caldaia, tutte le sere nel locale col vestito attillato, tanto che mi torni fiato, tanto sono abituato, più ti guardo dentro gli occhi del mio cuore accelerato, sto su Insta per lavoro ma non sono innamorato, tre mesi di distanza di pensarci sale l'ante, se mi passi la cartina animiamo sta vacanza, se rifletti come un cuba non ne senti la mancanza, questa maledetta estate voglio stare nella vasca, ho cipito del tequila e a cabeza che mi gira, stie verano non ho penso, devo dirmi fumo lento, non perdiamo il tempo, poi chi balliamo lento, che ero sola nei svenoci, ti seduco nel microcio, sulle stelle ma sbrillante, le schierozze tu amanti, tanto vista non c'è lento, dammi lento, tocca tocca, con tu che sei nella playa, con la luna e il calore, non importa dove stiamo, sporca il ritmo lo daremo, lasciamo tutto, partiamo per una meta lontana, Negroni a Tropicana, la routine di una settimana, la festa è già cominciata, con sottofondo Nirvana, tu da testa piedi rifata, io mai presa da pata, dai chi in bocca la playa, poi serata bordo papaya, la tipa fissa ti abbaia, ma somiglio ad una caldaia.